Allora, salve a tutti ragazzi, ben ritrovati. Come state? Tutto bene? Fin troppo calma la situazione. Fin troppo calma, fin troppo calma. C'è qualcuno che già dice terapia di gruppo pre-Juventus-Inter. Eh sì, è qualcosa di questo tipo. Diciamo che non è esattamente questo. Oggi c'è da festeggiare l'ultima live, no? All'interno di queste quattro mura. E dato che l'ultima invece live all'interno della vecchia casa era stata proprio con Kino, con Lello e con Davum, che spero che possa passare anche solo per un saluto, questa volta abbiamo aggiunto pure maschera. Siamo stati bravi, L'abbiamo siamo stati rimpiazzato abbastanza male, Davom, devo malissimo, dire. poverino, poverino. Abbiamo preso il peggio sul mercato in assoluto e vabbè, comunque bisogna accontentarsi. Abbiamo finito il budget, quindi non potevamo farci altro. Ringrazio Fradamka per la sub 22esimo mese, gentilissimo, grazie, grazie mille. E allora ragazzi, oggi io volevo fare in realtà un po' una chiacchierata generale che può toccare un po' tutti i temi, se vogliamo. Vorrei fare qualcosa di molto chill, anche sorta di salottino, quindi voglio iniziare proprio con il botto e lascio partire maschera. Voglio che parta lui con un argomento a piacere, come se fosse un esame, no? Un'interrogazione. Io, guarda, prima di tutto grazie per l'introduzione. Mi sento molto. Ti ricordi Osvaldo quando è arrivato l'ultimo giorno di mercato, un Anelka così buttato in mezzo nella mischia, che però il suo contributo cerca di dare. Rispetta Osvaldo che ha fatto gol alla Roma all'Olimpico, Attenzione, perché rispettalo. il collegamento non era casuale. Mi hai Quando uno te fatto lo un giro, senti. te avrei detto più Bentner. No, È esatto. no, no. Piolla Osvaldo, beh, di cosa vogliamo partire? Di cosa vogliamo parlare? Io vi Cosa dico, vogliamo partire? dai, di Perfetto. cosa vogliamo parlare se non della sfida che ci attende domenica, Juventus-Inter. Ok. Sensazioni vostre, così, come la vedete? Beh, aspetta, ma non si risponde a una domanda con una domanda, cioè intendiamoci. Come Cioè, no, cioè, sei diventato il presentatore tutto in una volta no? praticamente. Tu mi hai chiesto. Cosa ne. Come se fossi all'esame di maturità, argomento piacere. Il mio argomento piacere Bocciato. è donna, No, no. cioè tu fai le domande alla commissione di laurea per dire, no? No, Questo. no, ragazzi, bisogna fare così. Cioè, tu mi hai posto una domanda e ti dico: ok, di cosa vogliamo parlare? Mi dica lei, io so tutto. Mi dica lei. E quindi se ti chiedo, mi parli della prima guerra mondiale, ma mi dica chi ha vinto? Cioè, questo è un po' l'immagine. Ringrazio anche Matte che si è abbonato per il secondo mese. Grazie mille. Dai, vabbè, allora No, facciamo comunque dai, che. se vuoi, da parte di Se scherzi, vuoi, eh. Ma no, ormai è tutto Juventus tuo, Inter. guarda. È uno spazio tuo. Io esco, fai te, guarda. No, 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 no. Allora, a parte gli scherzi, Juventus Inter, visto che è la sfida di domenica sera, sono veramente preoccupato rispetto all'anno scorso, perché più che mai quest'anno ho la percezione che l'Inter sia quello che non era l'anno scorso, fino alla gara contro di noi, fra parentesi, quel rigore all'ultimo di Lukaku, ossia una squadra. Ho avuto più volte la possibilità di vederla dal vivo, e dal Vecchio vivo rendo cuore conto. nerazzurro. Sì, proprio. Giocano, a parte che giocano veramente bene, ma a differenza degli altri anni, davvero li vedo uniti, li vedo compatti, li vedo coesi, nonostante abbiano comunque cambiato e perso alcuni giocatori importanti come Brozovic, come era Lukaku, come Dzeko. Quest'anno c'è Thuram che è in gran forma, Lautaro Martinez che è diventato quello che a tutti gli effetti doveva diventare, ossia un trascinatore, un leader. Quest'anno li vedo davvero bene, quadrati e la consapevolezza di quello che sono, perché ipoteticamente, perché se noi andiamo a pensare alla finale di Champions che hanno fatto, se la sono giocata, fra virgolette, alla pari con il Manchester City. Quindi, e questo inizio di campionato ha dato continuità alle prestazioni dell'anno scorso, dell'ultima parte di stagione. Perciò, ecco, sono, come ho detto prima, preoccupato anche perché vedo nell'Inter quello che vorrei vedere nella Juventus, ossia non un'unione di intenti, perché anche la Juventus secondo me ce l'ha quest'anno più dell'anno scorso, ma una serie di vittorie che sono, come posso dire, non sono casuali o randomiche come gran parte delle nostre sono state quest'anno. Ipotizzo quella con la Fiorentina, ipotizzo ad altre partite. Perciò ecco, io quest'anno vedo l'Inter veramente
quadrata e che può metterci in seria difficoltà. Ma quadrada. Ma perché è venuto fuori un fumetto con un, cos'era, un like? Cos'è stata quella cosa? Non lo so, ho visto, piace il mio intervento, perciò like. Secondo me è colpa di Lello, perché Lello sai che di solito fa queste robe qua. No, ti giuro, hanno fatto un cazzo. Ma che cazzo era? Ma chi è stato a fare una roba del genere? Sembra quello degli Anonymous, lì con le cuffiette così, mi è venuto in mente, ma è tutto in una volta quella quella roba di Lello di quando era diventato Pogba o quando era diventato la mummia. Sembrava più Lukaku peggio rispetto a Pogba. È un'immagine che quando chiudo gli occhi prima di dormire ancora mi va a disturbare terribilmente il sonno. Chi ne dava un che ridevano. Madonna, che brutta scena. Allora, ringrazio Sean per il 35esimo mese, grazie mille, poi avremo modo di parlarne, Sean, magari nella live di domenica sera, anche perché ragazzi, domenica sera ci sarà l'esordio del nuovo studio con l'Inter, quindi bisognerà capire. Da quando sono qui, dal 1 luglio 2021, la Juve non ha mai vinto un trofeo, quindi speriamo che fosse quello il motivo. E quindi di poter... fai una cosa, lancia una molotov quando te ne stai andando, allora. Non solo non mi ridà la caparra dell'affitto, ma mi denunciano addirittura. Ok, dai, Chino, Lello, volete andare voi sul discorso Juve-Inter? No, su Juve-Inter io sarò con questo ottimismo qua, ottimismo. Con questo essere sotto di me allo stadio. Ah, sei allo stadio insieme. Fra, ti porto questa per fine partita. Varie applicazioni. La porto con me, non si sa mai. Ma perché? Per le labbra? Cos'è, un burro cacao? Cos'è un... sì, quasi. Un unguento per il derettano, questo. Immaginavo. No, a parte tutto... Io non sono così positivo, poi magari strappiamo anche un risultato utile, però ad oggi i favori del pronostico sono tutti all'Inter. Noi fra un po' chiamano Zacchini a giocare a metà campo, siamo veramente contatti. Per cui se oggi mi chiedono, firmeresti per il pareggio? Dove cazzo è la penna? Io invece cazzo no, mi darebbe un fastidio da matti il pareggio però. No, capisco il discorso, lo capisco, ma sai perché? Perché cazzo è... anni che non ci arriviamo lì e adesso ci abbiamo quella possibilità lì, perché quello che dice Fra prima dell'Inter squadra, gruppo forte, è verissimo, però a me sembra che anche l'Inter non sia una squadra perfetta, cioè io non lo vedo una squadra perfetta in questa Serie A, quindi boh. Per me soffrono dietro in realtà, rispetto anche all'anno scorso, sono più fragili dietro, per me davanti hanno migliorato tanto perché hanno una gamma di soluzioni superiore rispetto all'anno scorso con Luca, con Lautaro. No, Thuram svaria molto di più, è molto più... copre, secondo me, delle posizioni di campo che incitano quasi, no, anche le mezze ali a partecipare molto di più alla finalizzazione. Lautaro si è preso la squadra sulle spalle. Secondo me è più facile per la Juve, banalmente, cercare di arginare la coppia Lautaro-Lukaku che non questa qua. Però sai, loro hanno perso anche Dzeko, Però sai, Dzeko, cioè per me era fortissimo, ma l'anno scorso ha fatto solamente 3 mesi fatti bene, 3-4 mesi, poi dopo Lukaku gli ha ripreso il posto, hanno avuto lì il momento di crisi nella transizione tra Dzeko e Lukaku, me lo ricordo bene perché avevo Dzeko proprio al fantacalcio anche, e quindi bestemmiavo quando giocava Lukaku, però non lo so, a me questa Inter piace dalla cintola in su, dietro secondo me ne lascia anche, ecco. Tecchino? Allora, io intanto devo fare una grandissima premessa, che io insegno libri che formicolano. Ah, sei già pronto, no, non devi dirmi così, No, gli altri juventini, no, non devi preparare, non devi preparare niente, lo sai, cancella tutto. Lo so, però quando mi capitano certe cose, ho detto, mi devo ricordare più che altro, quindi io li salvo. Cancella tutto subito, muoviti. Ma al di là di tutto, allora... Intanto tocca anche dire che non avere 8 indisponibili sarebbe stato meglio, probabilmente. Cosa dici te? Forse sì. Infatti ieri ho visto un giornalista interista che è finita, abbiamo già perso probabilmente. Finito. Un giornalista interista fare un elenco di quelli che sono gli indisponibili dicendo, ah, è una strage, 9 sono della Juve, 2 dell'Inter, fortuna, cioè...
è una strage, sì, ma perché è una strage effettivamente? E poi soprattutto dipende anche molto, al di là di tutto, da come verrà approcciata questa partita, perché insomma comunque l'unico big match, se poi possiamo considerarlo tale, dove la Juventus ha approcciato veramente bene dall'inizio alla fine, è quello contro la Lazio, che comunque sta attraversando il periodo che sta attraversando in questa stagione. Se guardi la classifica adesso, fai fatica a catalogarla ad oggi come una delle big del campionato italiano. Eh certo. E viene da pensare, cavoli, ma se fai magari la partita che hai fatto a Firenze o la partita che hai fatto a Bergamo, l'Inter ha delle individualità dove al quindicesimo sei già sotto, sei a rincorrere, e non mi sembra proprio il prototipo di squadra questa Juventus, quella in grado di andarti a ribaltare un risultato, a maggior ragione in una partita così importante. Quindi non lo so, obiettivamente io ho molta paura, ma bisogna anche dire allo stesso tempo, per farci coraggio, che io personalmente avevo paura anche nella partita del 26 novembre dell'anno scorso. No, era proprio il 26 novembre? Non anche l'anno scorso? Ah, no, sarebbe stato boom. No, più che altro è il parallelismo che c'era sempre il Gran Premio di Valencia in MotoGP, quindi non so se... No, okay. Perché comunque era già iniziato il Mondiale, mi pare, però comunque... Anche l'anno scorso dicevamo, beh, comunque l'Inter, però... Sì, poi abbiamo vinto in casa, poi abbiamo vinto in casa. Vinto in casa, ti hanno giocato più gol tra le altre cose. 6 novembre. Ma che cazzo hai preso? L'almanacco, cos'è? Vuol diventare... No. Madonna, pensa a te. Pensavo volesse diventare tipo il nuovo Giuseppe Pastore, anche lui. Esatto. No, 6 novembre. Ed è ahimè, è quella nocciolina che sbatte da parte a parte, quindi un casino. No. Leggete. Oh, 6 novembre 2022 come password del telefono. Meraviglioso, bellissimo, bellissimo. No, speriamo, speriamo la possa aggiornare. Va cambiata. No, cosa ne pensate di questo commento di Calo Capi 98? Che purtroppo rischia di essere una verità. Perché io ho due partite in testa con l'Inter del primo anno, sia di Allegri che di Inzaghi, no? Che sono state quelle di ritorno sempre allo Stadium, quella che perdiamo 1-0, rigore di Çalhanoğlu mi pare, dove si fa male Locatelli che esce con la testa gonfia, e quella di finale di Coppa Italia dove perdiamo, eravamo io e te allo stadio, 4-2. Che quelle due secondo me sono delle partite, forse te eri addirittura anche a Torino, Nello, se ricordo bene, quella dell'1-0 di Çalhanoğlu. No, io l'anno che abbiamo visto, io ho visto tutti i Juve-Inter quell'anno. Tutti i Juve-Inter. Anche la Supercoppa a San Siro. La Supercoppa anch'io. Il campionato era finita 1-1, vi ricordate il fallo su Dybala? Dzeko Dybala. Sì. No, Dumfries fa il fallo. Ad Alessandro. No, i gol. Ah, i gol, sì. Dzeko Dybala, su rigore Dybala. No, stavo pensando più che altro che quella partita lì, il ritorno in casa, Allegri fa 4-2-3-1, tutti a uomo su uomo su quelli dell'Inter, con Dybala che va su Brozovic, con Vlahovic che va su chi era, De Vrij, con Morata che giocava a sinistra, sul loro destro che era Skriniar, con Cuadrado che va su Bastoni, e lì viene fuori una partita di un certo tipo, che perdiamo 1-0, secondo me anche immeritatamente, quella partita lì in campionato. E invece in finale di Coppa Italia, dove partiamo molto molli, poi non mi ricordo chi si fa male, forse Chiellini, Bonucci, un difensore comunque, Allegri mette dentro Morata mentre siamo sotto, la ribaltiamo, poi torniamo 3-5-2 e invece andiamo a perdere. Quindi effettivamente quelle volte che abbiamo provato ad attaccare l'Inter erano venute fuori delle prestazioni convincenti della Juve, quindi penso proprio che la strada possa essere questa. Intanto ringrazio Yuri per il 20esimo. Cosa ne dici? Apri magari anche la porta Nala, che sembra che la stiano sediziando. Ma non si può perché stiamo traslocando, lei vuole andare di là perché sente dei rumori, ma deve stare qua perché di là ci sono. Sai cosa, Luca? Il problema è se fai una partita come quella che aveva, tra virgolette, impostato, con condizioni totalmente diverse, perché avevi comunque un 1-1. Vabbè, quello che volete, però se tu fai una partita come quella che ha fatto la Juventus a San Siro l'anno scorso nel ritorno di Coppa Italia, dove tu rinunci totalmente ad attaccare, minchia, sei cresciuta, porca la gran miseria. Madonna. Nala, saluta. Sembra il cane con dei meme.
È vero. Ma... un pochino sì, un pochino sì. È quello della torta anche. Ma allora... fra il discorso è quello, più che altro perché anche lì, dopo che hai preso gol al decimo, che Di Marco fa gol letteralmente al decimo, non attacchi più, eri certo che sarebbe finita così. Sì, sì, ma ne abbiamo già anche parlato, il discorso è che tu rinunci totalmente ad attaccare. Secondo me, per come più o meno ho imparato a conoscere come imposta la partita, secondo me se Allegri vede una squadra in difficoltà, ad esempio ipotizzo, con le tante assenze che ci saranno, per me cercherà più a non prendiamolo e poi se capita lo facciamo. Io vedo più una partita del genere, quella che imposterà la Juventus, secondo me, e se dovessi impostarla così, con un Lautaro del genere, con un Turan del genere, fai, secondo me, rischi veramente tanto. Ma per me facciamo primi 15 minuti a manetta, cerchiamo di... E poi classica gestione allegriana, cioè stiamo attenti a non prenderla e poi cerchiamo di ripartire con qualità. C'è anche da dire che se mi ripropongono qualche contropiede in più, come quello che ho visto fatto a Firenze, c'è l'Inter, è una squadra che soffre, spesso anche quando si sbilancia e cerca insistentemente anche il gol. L'abbiamo visto anche col Frosinone. Il Frosinone gli è mancato lo spunto finale anche per fare gol, ma quando agivano molto bene in transizione li mettevano in difficoltà. Il problema è farlo. Sarà anche capire chi potrà farlo, perché infatti guarda, volevo arrivare qua perché secondo me questo è un grande dubbio, Facciamola insieme, perché tanto serviranno quattro teste viste le assenze, quindi... No, ma perché è difficile secondo me farla, a parte che oggi non sai chi recupera, però secondo me soprattutto basato su quello, già ieri UEA fuori altri 20 giorni è una bella mazzata. Considerando il trittico che non è banale, no? Cosa dite? Vai, formazioni. Beh, Szczesny in porta. Anch'io, voto anch'io Szczesny in porta, siamo in quattro. Ma no? Io direi anche tridente difensivo delle ultime. Ruganica di Bremer. Occhio ad Alexandro, mamma mia. Alexandro, mamma mia. È torno. Se lo mette alla prima, dal ritorno da infortunato, un imbecille. Ma poi contro l'Inter. Occhio ad Alexandro. Io ho il terrore che faccia un 4-4-2 con sei terzini, con Alexandro basso e Kostic su e con Gatti in terzino destro e cambiato su. La superiorità numerica a centrocampo non gliela dà. Ragioniamo di 3-5-2, dai. Ma 3-5-2 non ce li hai tra centrocampo, vai, proviamo. Secondo me butta, oppure potrebbe anche fare un 3-4-3, ma la vedrei troppo bella come cosa. Senza averlo mai provato così a caso. È un mio sogno, che ne sai, col 4-1 con Mandzukic esterno, dopo ci avrei arrivato a Cardiff, però... Ma la provò in una partita comunque un po' più agevole. Ovvio, naturalmente, però ti dico, io penso che giochi ancora con i tre di difesa in mezzo, cioè... I tre di difesa in mezzo. Dai, mi hai capito, i tre di difesa in mezzo. Nicolucci? Ale, caviale. Po. Secondo me Allegri ti ha fatto capire che non lo vede ancora. Rabiot mette mediano basso, che vuoi che metta? Rabiot. Davanti alla difesa, sì. E il più sarà però da capire gli altri due, perché Miretti e McKennie. Miretti c'è. Miretti c'è. Infatti ho detto gli altri due, perché McKennie a destra. No, Cambiaso a destra, Kostic a sinistra. Dici che mette Cambiaso, ci può stare. No, perché secondo me se non recupera Miretti, l'unica è che faccia alzi il centrocampista che vada a fare il trequartista, e quello potrebbe essere Yıldız che va a marcare Çalhanoğlu. Può essere questa un'allegrata, anche io l'avevo messo in conto, un po' come ha fatto con Sule l'anno scorso. Sì, esattamente. Però l'anno scorso abbiamo giocato con il 3-5-1-1, mi pare. Sì. 3-5-1-1. Grosso è... Chi è Grosso? Chi è Colpo Grosso? È quello che ha battuto il rigore in finale mondiali. Colpo Grosso è stato lui che ci ha fatto vincere il mondiale. No, Chiesa quinto di destra, guarda, se succede una roba del genere vado giù di testa, perché Napoli contro il Cico è uguale, è la stessa identica cosa, identica. Adesso io ne approfitto proprio per farvi una domanda, perché ne avevo parlato anche con Davom nelle settimane scorse, oggi non c'è, vabbè, lui mi ha già dato un po' la sua lettura, però non vi ricorda un po' questa attesa di Juve-Inter, la stessa attesa di Napoli-Juve dell'anno scorso?
cioè che venivi da quel ciclo di risultati, bla 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 bla. Speriamo che non ci arrivino 15 punti di penalizzazione martedì. No, sono arrivati dopo. Ah, cioè dici, ma sì, giustamente, sì, potrebbe essere. No, vabbè, infatti no, ma sai qual è la domanda? Perché poi la Juve dopo quella sconfitta lì, la media difensiva sballa completamente. E io, secondo me, nella mia lettura è sia colpa dell'extracampo, ma anche di un fatto che si era overperformato prima per arrivare a raggiungere quegli zero gol in 8 partite. Quindi bisogna vedere un po' qual è la lettura della situazione, perché... secondo voi riusciremo a mantenere questa media difensiva? Secondo me è un po' complicato. No, è difficile. Ma infatti, proprio senza focalizzarmi solo su Juve-Inter, cioè, prima del 2024 si capirà veramente che tipo di Juventus è, perché per me non c'è una singola partita facile. Perché comunque... In casa comunque hai Inter, Roma e Napoli. Sì. E comunque in trasferta hai il Monza che l'anno scorso 0 punti. E comunque Frosinone e Genoa in casa non sono partite banali. Infatti in casa sto controllando. Guarda chi è arrivato. Eccolo lì. L'abbiamo nominato ed è arrivato, l'innominabile. Ma ci senti? Io sì, voi? Ah, okay, sì, ti sentiamo. Grande Matte. Dio, boh, è arrivato anche mentre guida senza mani, guardalo lì. Che cosa incredibile. Non potevi mancare. Non vi guarderò, sarà peggio per me, perché altrimenti vado a schiantare contro un plato. No, ma infatti, guida con prudenza, anzi, se vuoi, è stata sufficiente la presenza, ti lasciamo tranquillo, non è un problema. No, ci tengo. Guarda, ho 20 minuti di strada, quindi sono tutto per voi. Perfetto, allora ti facciamo compagnia. No, stavamo parlando un po' del calendario difficile, diciamo così, non solo di Juve-Inter, ma di quello che ci sarà dopo. Tra l'altro stavo guardando che il mio dubbio era sulla Salernitana, perché mi ricordavo che c'era una doppia sfida, però sarà già con l'anno nuovo, che c'è sia Coppa Italia che campionato. Però esattamente, prima ci sono Inter, Monza, Napoli, Genoa, Frosinone, Roma, e poi chiudiamo l'anno, quindi da qui a Natale, ragazzi, facciamo una tirata di quelle vergognose. Finalmente, perché... anche c'è da dire. Vero, finalmente. Però ti giochi tutto adesso, Perché non ti giochi tanto. Nazionali dopo Juve-Inter? Marzo. No, basta, nazionali a marzo. No, però figa, adesso è difficile, ragazzi. Adesso c'è ogni partita è tosta vera, Adesso è veramente la prova del 9 per capire a che punto davvero sei. Tanto... E a che punto siamo, secondo voi? Secondo me consolideremo questo tipo di classifica. Nel senso, non parlo del distacco con l'Inter. L'Inter io ad ora non la considero, tendo a non considerarla. Però secondo me stai là, ecco, tranquillo per essere tra le prime 4. Vabbè, io questo ormai faccio un po' fatica anche a metterlo in dubbio. Nel senso, guardo Napoli, Milan... Se ci pensi, bastano 2 partite no e 2 partite sì degli altri, Sì, ho capito, però adesso io mi auguro che la Juve con una partita a settimana non arrivi a mettere in dubbio la qualificazione al quarto posto dopo questa classifica qua, cioè mi sembrerebbe... No, però sai, adesso suicidio. In questo momento hai un certo distacco anche da quelle che stanno sotto di te. Per quello ti dico. Io tendo, secondo me saremo quasi secondi isolati e l'Inter secondo me andrà poi. Perché la mia paura è quella lì, hai capito? Che adesso l'Inter prenda proprio il largo e che tu rimanga lì a galleggiare un pochettino... tra quella che dovrebbe essere l'antagonista, cioè il rischio secondo me è che da questo Juve-Inter passi la fine del campionato davvero, non tanto per cioè perché se vince l'Inter e va a più 5 con lo scontro diretto in casa già giocato, per me cioè, è difficile dopo pensare che il campionato di Serie A possa avere una rivale per l'Inter, non lo so se anche voi la vedete. Sì, poi anche gennaio vediamo cosa succede, perché poi Simone Inzaghi è un po' particolare con l'Inter a gennaio, in genere tende ad avere sempre qualche crollo fisiologico. Io ho detto, la cosa che deve fare la Juve, secondo me, ragionare partita dopo partita, non può pensare certo. Sempre ai cicli in prima, certo. Perché altrimenti ci incartiamo. Altra cosa, cercare di arrivare a gennaio col minimo di stacco possibile dalla vetta e poi rimpolpare il centrocampo perché c'è necessità assoluta. E da lì in poi, secondo me, se acquisti, secondo me, l'acquisto di gennaio a metà campo, stai là,
al di là del gioco, non gioco, efficacia, conversione in gol, di tutte le cose ricreate, al di là di tutto, la Juve secondo me se la può giocare, pur giocando in questa maniera. No, ma che un acquisto serva, se non due... No, lo dovranno fare per forza uno, cioè, non penso che arrivi così la Juve a fine anno. No, infatti. Speriamo, perché... No. Allora, serve quando sei al completo, figuriamoci adesso che c'hai... Sì, esatto. Veramente... A centrocampo giochi con Pippo, Pluto e Minni contro l'Inter. Aspetta, Pippo, Pluto e Minni, che chissà che Pippo, Pluto e Minni. Pippo ce l'abbiamo sempre, che Kostic, quindi. Gioca esterno. A parte le cose, quando Romeo ti dice la Juve comprerà un centrocampista di sicuro, la Juve lo compra. Il fatto è capire chi andiamo a comprare e come potrà servirci. E secondo voi su Juve-Inter qual è la chiave per provare a fare una partita da vittoria? Bloccare Çalhanoğlu quanto più possibile, secondo me. Ok. Innanzitutto dico una cosa poco juventina, credo che in ottica di campionato sia molto importante che la Juve non perda. Ma lo dicevamo anche prima, i ragazzi dicevano firmeremo un pareggio, io arrivato qua adesso faccio no, un po'. Io non dico così, cioè io non dico firmerei per il pareggio, fatica. Però dico per la Juve sarebbe, no, certo, secondo me una chiaro. Sconfitta per l'Inter sarebbe molto più digeribile rispetto che alla Juve per mille ragioni, ma non vorrei che la sconfitta potesse poi avere quell'effetto che ha avuto la sconfitta al Maradona, certo, contro Napoli lo scorso anno, no? Che ha un po' veramente distrutto e azzerato tutte quelle certezze che ci avevamo un po' costruiti. Credo che ci arriviamo in modo, certo, un po' diverso rispetto allo scorso anno, però credo anche che insomma non perdere sarebbe anche un segnale a noi stessi, perché in questo momento qua l'Inter sembra comunque difficile per tutti da gestire, no? La chiave tattica invece secondo me basterebbe cercare di replicare la partita d'andata dello scorso anno prima dei mondiali, quindi concedere pochissimo campo all'Inter e invece andarselo poi a prendere, perché comunque con i velocisti che hai, soprattutto se chiede a questa gamba qua che tra l'altro l'anno scorso all'andata non c'era, secondo me gli puoi far male perché senza Pavard comunque anche i loro difensori sono tutto tranne che veloci, per cui ma poi quando giochi coi quinti le ripartenze gli fai male, se sono su sono scoperti dopo, Chi giocherà di loro? Bastoni è out, Pavard è out, quindi rimane De Vrij, Darmian, Acerbi. Sì, a meno che magari non abbassi, vabbè, anche Carlos Augusto magari ti può fare il... No, esatto. No, è troppo rischioso, secondo me. O Di Marco, ma comunque non è da escludere. Mica, se ci mettono Di Marco centrale esulto, perché per me è una spina nel fianco da esterno, cazzo. Ma sapete cosa? Io la leggo in questo modo qua, sta partita. L'altro giorno guardavo un po' di statistiche. L'Inter è la peggior squadra, c'è un solo dato in cui l'Inter è la peggior squadra in Serie A, uno. Non so se lo sapete qual è. No. L'anno scorso era i dribbling fatti, non so se anche quest'anno. È la peggior squadra. Per dribbling, e secondo me quando le partite sono molto equilibrate, perché secondo me la porteremo a diventare una partita equilibrata, la porteremo in quel modo lì, però quando poi le partite sono così equilibrate, per sbloccarle, a parte i piazzati che sappiamo che sono il nostro pane quotidiano, sono i duelli uno contro uno, sono i dribbling, quindi soprattutto contro una squadra come l'Inter che non dribbla. Quindi io vedo in Chiesa e Thuram i due giocatori, perché Thuram è l'unico dell'Inter, no, che ti crea quella superiorità, quella mobilità. Quindi secondo me Chiesa e Thuram saranno i due giocatori più importanti. E secondo voi davanti che farà coppia con Chiesa sarà Ken o Vlahovic? Per me Moise. O Milik. No, Milik no. Per me Moise. Milik ti andresti ad ammazzare totalmente. Milik entra partita in corso. Perché quantomeno Vlahovic e Ken riescono a darti un po' di velocità e ti tengono sulla squadra. Milik è un centrocampista aggiunto, è per quello. Milik ti dà un centrocampista in più, attenzione, perché potrei anche secondo me non giocherà Milik. Una cosa del tipo alla Di Maria Chiesa l'anno scorso, senza la prima punta praticamente. Era con l'Inter? In Coppa Italia, Però lì hai visto che hai totalmente rinunciato ad attaccare, e secondo me se tu fai questo con quest'Inter rischi. Qualcuno là davanti devi pur metterci. Che ti faccia anche solo
ti porti via un uomo in più in difesa, l'uomo che va da uomo. Io vi dico la verità, un paio di giorni fa, fino a ieri, l'idea che potesse fare 3-4-1-2 mi sembrava impossibile, però più ci penso e più dico, ma sai che se fa Rabiot e McKennie a centrocampo, più Yildiz tre quarti che va su Çalhanoğlu, più Chiesa e Milik, sarebbe fantastico, ma già il centrocampo dell'Inter fa paura conoscendo è per quello che ti sto dicendo, però secondo me non va a togliere densità togliendo un giocatore che magari può essere più difensivo per metterne uno più offensivo, come potrebbe essere lo scambio anche banalmente Miretti Yildiz, per quanto poi Miretti, voglio dire, non è che sia no cambio, ma Matti, ma perché non stanno bene è troppo difensivo, perché non stanno bene anche Miretti. È per quello. Lombalgia sta soffrendo. È in dubbio anche Miretti. Cioè, se pensi ai centrocampisti, oggi ne hai tre sicuri che ci siano: Rabiot, McKennie e Nicolò Caviglia. Poi quelli che arrivano, se recuperano Locatelli, si parla di tutt'ore. Facciamo quattro, anche non Geboende. Sì, vabbè, ma Nonge non ha mai fatto l'esordio in Serie A, figurati se. Cioè, già Nicolò ha fatto col derby, però. Ma il derby è diverso, i valori in campo sono differenti. Sulea aveva giocato titolare, mi sa, una delle prime con la Juve, lo stesso con l'Inter, fece una gran partita, però è una cosa molto estemporanea. Però ragazzi, questa partita qua non è confrontabile con nessuna partita del secondo ciclo di Allegri, Cioè questa partita qua ha un'importanza, cioè arrivare dopo 12 giornate a dire bene, se lo scontro diretto, se vinco vado primo. Senza dover aspettare nessuno. Non c'è mai stata una partita in Serie A così importante come questa da quando è tornato Allegri. Quindi io vi dico, secondo me in questo momento qua che la Juve è in difficoltà, l'Inter pure, perché l'Inter è in difficoltà. Cioè l'Inter è in difficoltà. Cioè non so quando poi ti ricapita anche un'occasione del genere, uno scontro diretto così ghiotto. Solo che devi inventarti qualcosa. Cioè secondo me è un grosso punto interrogativo oggi la formazione della Juve. Sì, ma probabilmente fino a domenica mattina lo è. L'unica cosa che tutti dicono con estrema certezza, da guarda là, Romeo, Gazzetta, sono tutti con la stessa roba. Nessuno della Juve ha intenzione, nessuno dello staff ha intenzione di cambiare il sistema di gioco, per cui ad oggi si va con la certezza del 3-5-2. Il punto è come verrà modulato in base alle persone che abbiamo a disposizione. Però, sì, ok, io ribadisco, però se tu vai con Milik, 3-5-2 vai a togliere, cioè però, che tu ti vai definitivamente ad ammazzare e lasci il campo totalmente a loro. Però sono d'accordo, però qual è la paura che, cioè la paura che hai dell'Inter, qual è? Le ripartenze. No, io ho paura del centrocampo. Io pure del centrocampo. Cioè bisogna arginare. Hai visto quando ripartono? Cioè, ho capito, adesso immaginiamoci la partita che faremo noi, nel senso che per forza di cose sappiamo. Ho già paura. No, nel senso, tu lo sai che noi rimarremo a fare la partita da bloccati, da difendere quei quinti, cioè per forza di cose, lo sai benissimo. Quindi le ripartenze, se tu sei coperto, le ripartenze in teoria non è che ti debbano fare male. Cioè tu difenderai sempre a 5, loro cercheranno di venire giù. Cioè sarà una partita a chi vuole meno il pallone, però l'Inter quando il pallone ce l'ha lo gestisce molto bene. L'Inter è molto brava a gestire il pallone. E tu come fai a fare gol? È quello che dicevamo prima, o Chiesa salta l'uomo e crea superiorità o sono piazzato, perché io non mi aspetto che la Juve andrà a scoprirsi con le ripartenze. Più che dell'organizzazione ti parlo anche di duelli individuali vinti a centrocampo, cioè di palle sradicate, bisogna essere molto intensi là a metà campo e creare anche la superiorità numerica banalmente col recupero palla e te ne vai in avanti, cosa che ogni tanto facciamo e ci riesce anche abbastanza bene. Più lotta nelle seconde palle, perché spesso noi giochiamo la forzata, cioè giochiamo una palla forzata da dietro con lancione lungo, là ci vuole una certa ferocia, non lasciare la palla agli avversari e via, ci rimettiamo dietro e partiamo stretti. Cioè là un po' più di garra me l'aspetto. Sul centro, io però sono d'accordo con Fra, occhio a lasciare un minimo di campo a questi qua, perché l'Inter è risultata devastante e ogni tanto noi ci addormentiamo in certe transizioni negative. Occhio, perché guarda che Thuram nelle ripartenze ha una gamba che cioè è incredibile. E poi ma c'hanno Dumfries, accompagnano quei quinti, Marco, anche che allargano bene il campo, sì e i tiri da fuori, perché Çalhanoğlu è uno che tira, cioè come ha detto Luca, bisogna stare molto attenti a cacciare Çalhanoğlu,
che può essere una cosa scontata, ma a sto punto l'idea di mettere a uno uomo fisso su Çalhanoğlu è sempre più concreta, se ci pensi un secondo. Questa è una bella domanda, hanno proposto un argomento, poi facciamo anche un gioco, dovete dirmi a testa una frase su Alexandro, perché hanno riscattato un parlami. Aspetta, di Alexandro. Quindi secondo voi giocherà chi là davanti insieme a Chiesa, che prima avevo fatto la domanda. Per me Moise. Ancora oggi. Leggimela lui per piacere la domanda. Aspetta, intanto rispondiamo solo l'attaccante, perché io ieri pensavo fosse una follia Milik, però io oggi ti dico Milik. Io Vlahović. È possibile. Io Vlahović. È possibile perché, allora, l'impostazione del centrocampo dipenderà molto come sta Locatelli, secondo me certo. Faranno di tutto, gli impianteranno il cortisone in qualsiasi parte del mondo che abbia dentro di sé. E ho visto anche che gli fanno un tutore, tipo una roba del genere. Sì, stanno prendendo un tutore apposta per la botta che può prendere. Quindi, però secondo me il centrocampo, cioè, secondo me il centrocampo comunque Allegri, cioè piuttosto io ti dico che mette dal primo minuto Iling mezzala, cioè comunque lui secondo me la priorità in mezzo al campo la dà per cercare di limitare lo spazio che c'è tra gli attaccanti e i centrocampisti, lui cercherà di creare densità lì soprattutto. E il sulle della situazione, che l'anno scorso a San Siro andò a marcare a uomo Brozovic, effettivamente potrebbe farlo Milik, più ci penso e più mi sembra allegriana come scelta. Io penso addirittura sia Yıldız che Milik, perché così vai a 4 a centrocampo praticamente, e Chiesa è quello però che ti dribbla e ti riparte. Cioè, quindi tu ti immagini la coppia Yıldız-Chiesa? No, io mi immagino Yıldız e Milik dietro a Chiesa. Ah, quindi 3-4-2-1 praticamente. Sì, praticamente con Milik e Yıldız che fanno i centrocampisti insieme a Rabiot e McKennie, perché vai a fare la superiorità numerica lì, vai a giocare 4 contro 1, contro 3. Io mi immagino una roba di questo tipo qua, perché non avendo i centrocampisti, secondo me Allegri vuole proprio mettere la densità lì e poi tieni i quinti bassi e sei proprio 5 dietro, non riparti se non con Chiesa che punta l'uomo e al massimo vai a prenderti il piazzato. Secondo me questa è la lettura della partita che fa oggi, poi magari recupera Locatelli e Miretti e non c'è bisogno di fare tutto sto casino, però secondo me oggi come oggi Allegri la ragiona così. Cavolo, però tenere fuori un'altra partita Vlahović vuol dire che è una bocciatura per me pesantissima, cioè non so, dopo, per me lo è anche oggi a livello, anche a livello di, come si dice, equilibrio fra giocatore e allenatore, cazzo, sei l'attaccante che ti ha pagato, lascia stare tutti i discorsi e tutto, però ti hanno pagato 80 milioni, mi tieni in panchina perché c'è gente che sta meglio, dopo la sosta potrei giocare lì con l'Inter, sono fra virgolette il 9 della Juve, mi tieni in panca, secondo me se dovesse tenere anche in panchina in questa partita Vlahović la vedo tosta, cioè io la vedo molto però dura. Perché sai fra Allegri è uno che comunque ragiona sempre tantissimo in termini di stato di forma, cioè chi certo. Sta meglio. Sì, infatti alla Juve con Allegri gli infortuni sembra che durino sempre quei 20 giorni in più, perché per esempio lo stesso Chiesa ha fatto due partite in cui era pronto ma che comunque è subentrato, no? Sì. Ma perché lui ragiona veramente tantissimo sullo stato di forma, e in questo momento se io devo pensare a chi è più in forma, a chi sta meglio tra Ken e Vlahović, insomma quantomeno prima della sosta, poi dopo noi allenamenti li vediamo, ma prima della sosta era Ken, ovviamente certo. Sta meglio sì, però hai visto l'ultima partita di Ken, le ultime due Fiorentina e mi pare quella che devo vedere, non mi ricordo Cagliari, cioè, Cagliari ha sbagliato tantissimo Ken, Ken ha sbagliato tantissimo niente. Quindi secondo me più che mai adesso cercherà di riportare Vlahović, anche a dargli magari quella confidenza che gli manca per il campo. Per me il dubbio è tra i due, tra Ken e Milik, tra Ken e Vlahović. Milik secondo me è il cambio che usa lui a metà partita, minuti. È quello che ho detto anch'io ieri, Lello, perché ieri abbiamo fatto una live su YouTube in cui parlavamo e io ho detto la stessa identica cosa, però poi con un notte in più ho iniziato a ragionare su quella che può essere la partita e ti dico, più ci penso e più mi viene da dire che metterà 4 giocatori e lascerà Chiesa là davanti, un po' come è stato col Chelsea, dove Bernardeschi praticamente faceva il trequartista e Chiesa faceva la punta. E io mi immagino quella partita lì, hai capito? Con 5 difensori, 3 centrocampisti, più 2 che sono Yıldız
e due centrocampisti più Yildiz e Milik che sono centrocampisti aggiunti. Cioè io più ci penso, e se non recupera nessuno, secondo me questa è la lettura che fa, e si incrocia con questa domanda qua. No, e cioè... guarda, io ti odio perché mi hai fatto venire in mente una cosa che veramente mi fa venire male. Attenzione ragazzi al 4-4-2 storto. Ma l'ho detto prima, io l'ho detto prima, io, attenzione, io ho detto o così o addirittura sei difensori con Alexandro a sinistra, Gatti a destra e sopra Cambiaso e Kostic come esterni, occhio Io invece ti metto Cambiaso e Gatti dietro e ti metto McKenny e Kostic. Ma ti manca un centrocampista? Io ragiono sempre con Rabiot e Locatelli in quel caso. Ok. Secondo me Locatelli alla fine giocherà, secondo me. Giochiamo a carte scoperte, ma è come quest'anno post Sassuolo Allegri è andato dritto sulla radicalizzazione. E questa partita con l'Inter, secondo me, lui ci va dentro a piedi pari nel discorso di essere più radicale possibile. È questa cosa qua che un po' mi spaventa. E o ti va tanto bene perché l'Inter non ti fa niente in ripartenza e l'Inter non è come il Napoli l'anno scorso che sulla è una squadra di transizione, e secondo me non c'è una via di mezzo, per me non finisci in pareggio, prendi secondo me può essere potente, oppure o è la classica partita che magari se Allegri la zecca ti porti anche a casa il risultato. Ma Simone Inzaghi non ha bisogno di pushare oltre misura, nel senso non sta influendo. È più importante per noi che per loro. Cioè, se noi perdiamo questa partita, buonanotte ai suonatori. Se loro perdono questa partita, vabbè, sti cazzi. Io non parlo solo di risultati, io parlo proprio di prestazione. Cioè, di come conduci la partita. Cioè, magari una partita in cui simil tipo della Fiorentina, solo che tu non fai gol e continua a venire preso a pallonate. Infatti la domanda è questa qua. Faze dice: ma secondo voi ci sarà una partita come a Firenze in cui spingiamo l'Inter sugli esterni difendendo dentro l'area? Perché secondo me è molto rischiosa, perché a Firenze né Cabral né Nzola sono mai riusciti. Cioè, se la fai fare all'Inter sta roba qua tra Lautaro e Barella e Frattesi che si inseriscono, in tragedia secondo me. Li imbottigliano in mezzo al campo per il casino. È quello che ti dico, secondo me lui butta tutti quelli che può dentro il campo, tutti, boom, e Chiesa là a gestirsi lui. Secondo me come contro il Milan cercherà di replicare sulla destra, che è la loro cioè la loro sinistra, la fascia più forte, cercherà di replicare Gatti McKenny. Per questo ti dico che mi immagino, guarda, purtroppo il mio voto va al 4-4-2 storto con... No, piango, sto 4 giorni a piangere prima di domenica, faccio 4 giorni di pianto col 4-4-2 storto. Sì, è che temo che tornerà Alexandro nel caso, Io guardate, se fa 4-4-2 storto gioca Alexandro, Piango come... È possibile. Alexandro uomo su Dumfries... Alexandro finito. No, Alexandro bloccato lì e Dumfries se vuole passare deve distruggerlo. Mamma mia. E io vi dico, attenzione anche a Barella, perché adesso è ancora secco di gol e assist. Dai, ma no, ma dai, ma non si può, ma cos'è sta roba? Ma dai, i cazzi tuoi, ma scusami, ma perdonami. È la verità, Anche Nala piange. Anche Nala è incazzato. Piangere Nala. Perché se blocchi Çalhanoğlu, occhio a Barella. Non è la stessa roba, non è la lo stessa sto, roba. È una roba non è la stessa diversa. Roba. Io se devo scegliere tra chi bloccare tra i due la fonte di gioco a rendere un po' difficile la manovra dell'Inter. Tranquilla, non fa gol Barella. Come bloccavamo Brozovic. Sì, ok, però è normale che Barella abbia strappo, eccetera, ma la qualità che ha, se io faccio fare 10 passaggi lunghi, 10 cose sul piano tecnico, Çalhanoğlu gli fa barba ai capelli. No, ovvio, quello è un altro discorso, però occhio. E se facesse aiuto. No, non è tanto lontano da quello che stavo già dicendo. Se facesse un 4-4-2 meno storto, dove mette Chiesa a destra, Kostic a sinistra e McKennie Rabiot davanti alla difesa con Milik Vlahovic davanti. Non ci credo mai. Chiesa a destra, non lo ripropone più, secondo me, dopo Napoli. Chiesa a destra. No, ma però vuol dire però Lala aveva proposto come quinto, in questo caso avrebbe il terzino dietro. Ah, ok. Non ci credo davvero, ma cioè, proprio la no.
cioè la vedo molto difficile. Poi secondo me lui farà di tutto per recuperare Miretti, perché io sono dell'idea che nella sua testa, se recupera Miretti, boh, è finita. Miretti che va su Çalhanoğlu come vertice alto. Il vero dramma è quello che le alternative anche che abbiamo attualmente disponibili. Ealing, quante volte ha visto il campo da mezzala? Poco, nulla. Puoi mettere con l'Inter. Appunto, Hans Nicolussi Caviglia, quanto ha giocato? 10 minuti. Non li puoi mettere? Cioè, li butti in un tritacarne? Come Frabotta su Hakimi. Però lì era un discorso di Pirlo. Pirlo ragiona molto diversamente da Allegri. Lui ha bisogno di un giocatore che facesse quella scalata lì. Cioè, Allegri non gli interessa, cambia sistema delle due o ti sacrifica una pedina in attacco. Cioè, non gliene frega niente di quel discorso lì. Invece Pirlo aveva per forza scivolare. Sono discorsi diversi. Ti stavo parlando di tritacarne come Frabotta, che poi è la prima cosa. Gli Frabotta Hakimi, cioè poverino Frabotta non ha più giocato una partita di pallone da quella partita lì. Frabotta cioè, è ancora in terapia. È in terapia, ma poverino, ma lo vede di notte. Però sì, è anche perché da quell'anno, no, è dall'anno prima che non giochiamo Juve-Inter da scudetto, da Sarri-Conte. Ah sì. Ancora prima della pandemia, l'ultima prima del lockdown, gol di Ramsey e Dybala, ecco che già non possiamo più fare affidamento. Per il fatto, vi dico che fra un po' devo andare via, ho il timore, perché l'ultima volta che sono stato a San Siro fuori casa, la Juve ha vinto 1-0 e c'era sia io sia Nischio. Stavolta siamo allo stadium e c'è sia Neschio sia il sottoscritto, quindi mi sta rendendo c'è anche favore. Neschio, grande Neschio, ci sarà anche lui, però non con me, credo al settore ospiti, però penso stia venendo per ridarmi il favore, quindi un po' paura, No dai. Là, a San Siro qual è stata che abbiamo vinto 1-0? L'1-0 di Kostic l'anno scorso. L'anno scorso eri, ok, no, pensavo un'altra partita, okay. E quindi temi che finisca 1-0 con il loro esterno sinistro, ecco perché prima parlavi di Di Marco, cioè te vedi dei collegamenti astrali in tutto praticamente. A parte che mi piace un sacco Di Marco come giocatore in generale, come esterno, però secondo me è molto temibile lui da quella parte. E per il resto... L'anno scorso in Coppa Italia Di Marco... Io quello è l'unico Juve-Inter, cioè l'unico Inter-Juve che non ho visto perché ero in aereo in quel momento, stavo entrando in Sardegna. La partita dell'altra sera con l'Ucraina, tra l'altro Lello ha dimostrato che il fatto che Kostic e Chiesa non possano coesistere su quella fascia è una pippa mentale clamorosa. Assolutamente, dei tifosi, anzi se Kostic desse una mano in più a Chiesa, insomma, sarebbe ancora più efficace, perché Di Marco, nonostante giocasse con la difesa 4, comunque lui interpreta il ruolo come fosse un quinto, e da quella parte lì si andava via sempre. Ma triangolavano, che era una bellezza, ogni tanto c'era Chiesa che andava in mezzo, una meraviglia. Infatti Di Marco ogni tanto lo vedevi che partiva e andava tipo a fare quasi la mezzala di inserimento. Sì. Io non l'ho vista con l'Ucraina, quindi Di Marco non stringeva come con la Macedonia, cioè stava largo, sovrapponeva, che con la Macedonia era sempre dentro il campo, fatto il contrario. Si alternavano, un po' l'ha cambiato Chiesa dalla prima di campionato. Bravissimo, con Di Marco dentro il campo. Esatto. Con la Macedonia già dal primo calcio d'inizio si vedeva che giocavi a tre dietro con Di Marco dentro il campo. Allora, spesso Chiesa si accentrava, no? Col destro verso dentro il campo, liberava lo spazio per l'esterno e partiva quello là a sovrapporsi a 3000 Di Marco, per cui c'era quasi una sintonia inspiegabile, si trovavano e l'hanno fatto molto bene. Infatti è quello che dicevo prima io, Roby, io la vedevo così e con addirittura Milik Chiesa davanti. Una cosa, secondo me la differenza grande fra fra Kostic e Di Marco è che Di Marco secondo me è meno monotematico rispetto... Nel senso, tu il lavoro che ti fa Di Marco, che si accentra come hai detto te, secondo me un Kostic non so se riuscirebbe a farlo. Perché Kostic appunto è troppo, cioè al binario. Esatto, quindi se più un cambiaggio come appunto si è visto riuscirebbe a fare quel lavoro se tu lo vorresti fare,
però Ma cambiato inevitabilmente viste le assenze di UEI. No, ti sto parlando del lavoro, quello che ha detto lui, che Kostic e Chiesa possono coesistere. Banalmente, dico, se ti gioca mezzala McKenny, quei lavori là in fase offensiva li puoi fare molto più tranquillamente con lui, con tutti i limiti del caso. Sì, anche se però McKenny al momento è quello più in forma. Facciamo un gioco al quale io non risponderò, magari ci farò un video più avanti. Juve-Inter, Monza-Juve, Juve-Napoli, Genoa-Juve, Frosinone-Juve, Juve-Roma, le sei partite da qui al 2024, quanti punti facciamo su 18? 14. Allora, Inter, Monza, Napoli, Genoa, Frosinone-Roma. 14. 14 su 18? Inter-Napoli. Però sto dando un po' più di fiducia rispetto all'altro miniciclo delle quattro gare, che avevo dato 9 punti. Ho dato un po' di più. Comunque, 14. Minchia, 14 firmo, con firmi? Inter, Napoli, Roma e Monza in mezzo. Sai che cos'è? Che secondo me questa squadra, anche con le piccole, ha una certa consapevolezza in più rispetto all'anno scorso di poterle battere, anche in questa maniera. C'è un po' più di applicazione da ogni punto di vista. E poi, rispetto al filotto comunque anche dell'anno scorso, di cui abbiamo parlato a inizio live, quest'anno in quel filotto però c'è di mezzo Fiorentina fuori casa, Milan fuori casa. L'anno scorso c'erano Inter e Lazio in casa, però. Erano in casa? Sì, d'accordo, sì. Secondo me è un po' più scivolosa la trasferta rispetto alla partita in casa. Io dico 13 punti. Siamo lì. Siete molto larghi. Io dico 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Se vuoi ti dico chi è la sconfitta. Aiuto. Vai. Con Monza. Con Mazzarri. No, con Mazzarri no. No, ne perde 2 o 3 e poi vince con noi Mazzarri. Io... Diventa Bielsa contro di noi Mazzarri. Io ti dico che dipende tanto da come va con l'Inter. Cioè... No, te non dici, te dai un numero. 10-11. Metà, quindi e per me perdiamo col Monza, non lo so, sta sensazione, e con l'Inter, non lo so, perché... E perdiamo tutte per fra tutte, zero! Io sono molto del parti prevenuto, parti male, che in caso avvenga una cosa bella, tu invece non sei preparato per la cosa bella, ma sei preparato per la cosa brutta, perciò non sei veramente deluso. Quindi numero, non ho capito, scusami? 11. 11. Chino? Cosa stai cucinando, Kino? Dai, vabbè, facciamo così, lo dico anch'io allora. Per una volta nella mia vita sono d'accordo con Fra, anche io dico 11. No, io pensavo io avrei detto come Davom, come Matte. 13. Sì. Nessuno dice bottino pieno? Ma no, ma c'è bottino pieno. Anche per... Con calma, alla fine anche l'altra volta non l'abbiamo detto il bottino pieno e l'hanno fatto contento. Esatto, c'è cioè delle due parto basso io e poi mi dicono coglione. Se fai bottino pieno sei primo con la sigaretta in bocca. Figa, ma bottino pieno direi che hai vinto lo scudetto a gennaio. Io ho detto che lo facciamo, ho detto nessuno di voi è così positivo da dire ok, no. Wow, facciamo un bottino pieno. No, perché comunque... Serve la prova del 9, qualora dovessi far 18 per gennaio ti posso dire, possiamo continuare così. Se facciamo 18 punti, compro un cavallo e lo chiamo Allegri, anche se... Mamma mia, che bello! Sì, ce l'abbiamo, perfetto, sì, ma sai quanto costa un cavallo? Ti puoi trasferire adesso. Non ho detto se vivo o pupazzo, perché non lo posso tenere, la stalla costa, Dio fa, quindi... Io voglio fare un giro sul tuo cavallo chiamato Allegri, madonna, che bella cosa che sarebbe. Dai Max! Ma figa, ma adesso io chiamo la Juventus, le mando questa clip e gli dico non potete, se perdete anche solo un punto. La vedremo già domenica intanto. Bello. Tu sai vero che la prima partita che guardi con me sarà una sofferenza, lo sai vero? Potrebbe essere anche l'ultima, dipende dal risultato. Ragazzi, io vi saluto. Grazie. Ciao Matteo, grazie. Anche io ragazzi, ciao, devo ragazzi. Scappare. Ciao ragazzi. Va bene, allora adesso finiamo. Ciao, Lello, grazie. Facciamo due chiacchiere finali
con Fra e Chino e poi stacchiamo finalmente anche noi. Finalmente migliori, vai Chino, se vuoi dire qualcosa a te a casissimo, come dicevamo prima con Fra, tema libero, vai. Mica, non vorrei creare un'altra ora di... No, dai, facciamo 10 minuti, un quarto d'ora. Effettivamente, guarda, cioè, per me è anche normale che l'attenzione, soprattutto a pochi giorni dalla partita, cioè, l'attenzione sia su Juve-Inter, e non saprei neanche obiettivamente che cosa dire riguardo... Anche perché l'abbiamo sviscerata, dici te. No, cioè, infatti... Ah, una domanda io da farvi, guarda, ve la faccio io, perché è un giochino, perché io è da quest'estate che dico che per me l'Inter è la rosa più forte della Serie A, lo confermo tuttora, poi io pensavo vincesse il Milan, ma questo è un altro discorso, ormai il Milan credo che sia bello che è andato, però voglio fare un giochino con voi sui reparti, cioè se confrontiamo la porta di Juve-Inter, chi prendete? Szczęsny. Cioè, il blocco portieri, blocco portieri. A blocco Juve. Intero Juve? Sì, ok. Ma obiettivamente anche Sommer Szczęsny, nel senso, non che okay. Sommer sia scarso, ma Szczęsny me lo tengo ben più che volentieri. Sì, quindi blocco, perfetto. Sì. Perfetto, blocco Juve. Blocco difensori? Blocco, in che c'è per me? Tutti. Cioè, Acerbi, De Vrij, Bastoni... Darmian, Pavar e come si chiama l'altro? Non mi ricordo, quello dell'Inter. Bisek, esatto, contro Rugani, Bremer, Danilo, Gatti, Alessandro e Huijsen. Io ti prendo la Juve qua. Sì. Prendi la Juve? Sì. Io qua è l'unico dubbio che ho, sinceramente. Anch'io. Poi, sugli esterni. Inter. Ok. Però cavoli, se parli di blocco intero valorizzato blocco. Nel modo giusto, attenzione. Per me quello dell'Inter è più forte degli esterni. Cioè Cuadrado, sì. Dumfries, Carlos Augusto e Di Marco rispetto a Kostic, Cambiaso. Sì. Infatti pensavo mi facessi il pacchetto centrocampo, dove avrei avuto meno difficoltà. No, sugli esterni. Sì. Io prenderei l'Inter lì, sono sincero. Anche io Inter. Centrocampo, per me non c'è neanche una discussione da fare. Prendi l'Inter. E poi davanti? Allo stato di forma attuale ti dico Inter, anche perché Lautaro al momento è il mio... E però vedi qual è il discorso, è che se parli di blocco mi devi parlare di Arnautovic e Sanchez. Io non lo cambio mai il blocco della Juve con quello dell'Inter. Se mi parli mai. Di blocco... No, mai. infatti perché io un Milik non lo darei mai via per Sanchez. Io mai. Cioè, secondo me loro su Lautaro Thuram sono leggermente più forti rispetto a Chiesa Vlahovic, ma mica di tanto, secondo me per il rendimento lo sono, però poi Kane, Milik e se vogliamo metterci anche Yıldız, non li cambio mai con Sanchez, Arnautovic. No, secondo me il discorso del blocco è troppo generico. Ti dico allora Juventus, ma semplicemente perché hai più giocatori di livello, dello stesso livello secondo me, e due che per come la vedo io sono più forti rispetto agli altri, mentre invece l'Inter hai due buoni e due ottimi. Cioè, quindi vuol dire che blocco portiere Juve, blocco attaccanti Juve, e su questo siamo bene o male tutto d'accordo, centrocampo esterni Inter, e poi c'è i difensori che voi dite Juve, io per dire sono un po' indeciso, però vuol dire che non è che stiamo parlando di differenza. Torniamo sempre allo stesso discorso, come mai... È un concetto differente, perché se io penso invece alla totalità delle rose di Juve-Inter dico cazzo se siamo distanti, cioè mi sembra proprio, ma di tanto le rose generali di Juve-Inter, però se poi ragiono a blocchi, blocco portieri, blocco difensori, blocco centrocampisti, blocco esterni, blocco attaccanti, dico però sai che, cioè, e quindi non c'è una sorta di bug nel mio ragionamento, no? Ho capito il discorso. E non capisco dov'è il problema. Secondo me ti sposta tanto la percezione del centrocampo. Probabilmente è quello. Probabilmente è quello. Nel senso che i centrocampisti dell'Inter proprio tanto di più dei nostri. Sì. No? Può essere che sia quello il motivo? Ma anche il gioco, banalmente. Secondo me. No, io ti faccio proprio un discorso di giocatori che è diverso. Ok. Che poi è ovvio che passano dal rendimento, indubbiamente. Però se ragioni a 11 giocatori più 5 cambi, dice esatto. Possiamo provare a fare il giochino. Prova a fare il giochino.
3 allora, più 2 modulo speculare o prima a fare la migliore? Noi non sappiamo chi mettere nella Juve. No, appunto dico, o lo facciamo generale, che è più facile, cioè su, su quelli che sono i giocatori titolari di solito, dai, perché farlo su, su quelli attuali è un po' più difficile. Vai, quindi, quindi vuol dire Sommer, Acerbi, Pavar e Bastoni e non Darmian. Bastoni, Acerbi... Bastoni, De Vrij e Acerbi, Bastoni, uno tra Darmian e Pavar, insomma. Pavar. Va bene, anche se vabbè. Ok, contro Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella. Sì. Contro Dumfries e Di Marco e Lautaro. Thuram, Lautaro. Ok. Sì. Contro Szczęsny, Bremer, Gatti, Danilo. Sì. Kostic, McKennie probabilmente, o Kostic UEA, e McKennie, Rabiot, Locatelli, Chiesa, Vlahovic. Però, però è McKennie che ha fatto più partite sull'esterno, perciò ti metterei McKennie. Allora vuol dire che metti Miretti centrocampo. Perché non lo se so. Tu vai a vedere, McKennie ha fatto due partite. Sono d'accordo. Ok, dai, vabbè, facciamo Miretti. Cioè, allora lì centrocampo ancora una volta, secondo me non ne parliamo neanche. No, portieri Szczęsny, secondo me Szczęsny. Davanti, come dicevamo prima, sono più Lautaro e Thuram rispetto a Chiesa, Vlahovic, Kostic, Di Marco, prendo Di Marco sempre. Dumfries, McKennie, è sicuramente più efficace McKennie, però prendi Dumfries, e sulla difesa probabilmente prendo la Juve, quindi prendi difesa e porta Juve, tutto il resto Inter. Io no, ti prendo Bastoni. Cioè li vuoi singolarmente proprio? Scusa, me il ragazzo intendeva quello, Io avevo capito quello. Quindi allora, quindi Szczęsny abbiamo detto, ok, centrale a Cervio, Bremer. Ok, a destra Gatti o Pavar. Gatti gioca. Sì, beh, Danilo, Lo mettevo a sinistra perché c'è Gatti. Scusami. Quindi Danilo Bastoni, io prendo su Bastoni. E quindi sono quattro della Juve fino adesso. Centrocampo, tutti e tre dell'Inter, giusto? 5, 6, 7. Aspetta, tu hai preso Pavar invece di Gatti? Sì. Sì, ok, giusto. Esterni, Di Marco e Dumfries. Sì. Attacco, allora fai Lautaro e forse Chiesa più che Thuram. Però questo Thuram il lavoro, cioè non lo so, l'Inter per me l'attacco è troppo più forte rispetto, cioè non troppo più forte, è troppo più in forma rispetto agli altri. Però tra Chiesa e Thuram chi prendi? Io prendo Chiesa. Dipende anche allo stato di forma, cioè dipende il migliore che preferisco o chi sta facendo meglio. Per me tutte e due Chiesa comunque. Cioè Chiesa si è frizzato e si è rotto maschera dopo questa domanda. Scusate, si è rotto maschera. Quindi te cosa dici, Chino? Prendi Thuram, esatto, Chiesa? Mi si era buggato il coso. Ma secondo me per assurdo ci starebbe più fare Chiesa, Lautaro e Vlahovic e Thuram. Però sai, Thuram e Chiesa sono i due giocatori che puntano di più, no? Sono quei due che vanno in uno contro uno. Invece Lautaro è un po' più quello che è il finalizzatore, no? Quindi per quello che li mettevo in quella condizione lì. Però anche qua, cioè, allora cosa fai? Vlahovic, che oggi per dire non è nemmeno titolare nella Juve, no? Cioè, guarda che non è mica facile, Cioè, secondo me la risposta assoluta non ce l'hai sugli 11. Poi possiamo parlare delle riserve, perché per me l'Inter che ti può mettere dentro Frattesi, Carlos Augusto, Arnautovic, Cuadrado, Darmian... No, sono dei bei cambi. Ma infatti probabilmente è quello che davvero mancava all'Inter l'anno scorso. Poi noi possiamo mettere Ken Milik, UEA, cioè anche noi non è che è cambiato, non è che non abbiamo niente, però secondo me sulla qualità dei cambi, nonostante noi abbiamo delle grandi riserve, loro hanno, cavolo, io la prima giornata di campionato col Monza, quando ho visto che hanno fatto quei tre cambi, quattro cambi insieme. Cuadrado, Frattesi, Carlos Augusto. Che mi è venuto male. Mi ricordo perché ho detto, no, io ero lì e mi ricordo, ma questi quando è squadra? Ho visto Cuadrado, Carlos Augusto, hanno tolto Di Marco per mettere chi poi? Carlos Augusto.
Arnautovic e Aslani, che per me avevano anche preso Samardžić. Esatto. E ha preso Samardžić, madonna, veramente, veramente, cioè è incredibile questa roba. Quindi, ti posso fare una domanda, dai, un giocatore. Il nome a centrocampo della Juventus, dovete sceglierne non solo uno, ma chi secondo voi arriverà alla fine? Io l'ho appena detto. Cosa vuol dire chi arriverà alla fine? Secondo voi, chi sarà il nesto centrocampo della Juventus a gennaio? Ah, per me Samardžić, 100%. Qualità prezzo probabilmente, il più è vedere quanto romperanno i coglioni per sto discorso della salvezza dopo che si erano messi a pecora tre mesi fa, però quello è. Dici Samardžić? Qualità prezzo probabilmente il migliore, cioè per me è proprio bisogno di chi riesce a darti dei gol, degli assist, dell'estro offensivo, del tiro dalla distanza. Però io la continuo a paura anche De Paul, non so. Beh, che comunque non è una merda, eh. No, no, lo so, certo, però sono due profili completamente diversi. Andare su Samardžić. No, ecco, l'ultimo dubbio davvero è Cuadrado, perché io non ho ancora capito se c'è, se non c'è. Io so solo una cosa. Cuadrado è stato fermo parecchio poi, eh? Eh? È stato fermo parecchio anche. Appunto dico, so solo una cosa, che se ci sarà Cuadrado sarà un disastro. Io mi sento che se ci sarà Cuadrado sarà un disastro. Dopo che ne ha decisi tanti da un lato, dici, eh? Sarà un... Cioè, proprio... Cioè, ma se c'è Cuadrado perdiamo 1-0 gol di Cuadrado al 90esimo, eh? Se c'è Cuadrado... Che si è accesa anche Alexa, Siri, tutto. Se c'è Cuadrado è un disastro. Ed esulta anche in faccia. E? Ed esulta anche in faccia, secondo te? Dopo... No, se esulta in faccia la gente scende dalla tribuna e lo picchia. No. Stai lì, fatela, che voglio fare il vlog, ti prego. C'è Lello che lo picchia e dice, perché non posso avere un cavallo che si chiama Allegri? Beh, hai esultato Bonucci, eh. Sì, ma vabbè, ma Bonucci l'ha fatto per ma Cuadrado no? No, per me no. Per me no. No, dai, cioè, mi rifiuto di crederci. Pensate se balla, Madonna, se balla. Ma ti immagini, magari sotto il settore della Juventus fioccano le Daspo. Cioè, proprio fioccano le Daspo. La gente entra direttamente le chiavi del cancello alla Digos. Fai sì. La gente si butta in campo proprio così, dagli spalti si tuffano di testa per andare a picchiarlo. Madonna mia. Va bene. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qua con me, vi avevo promesso un'oretta e un'oretta abbiamo fatto, ringrazio tutti i ragazzi che ci hanno visto, questa live poi verrà ricaricata su YouTube e permettetemi di prendermi un attimo, vediamo se si riesce a fare questa cosa oppure no, no, non me la fa fare, eccola qua, perché voglio dare un finale di un certo tipo, e cioè salutiamo lo studio e ci vediamo in quello nuovo, ciao ragazzi. Anche se non cambio in cazzo, ma ok.